presidente Placanica, vieni a sederti vicino a noi, no, c'è la poltrona. Quindi io colgo l'occasione per fare anche dei saluti, perché stasera c'è tanta gente che è la prima volta che ci raggiunge. Saluto l'avvocato Maria Vittoria Rallo, che è il ministro della giustizia, grazie di essere qui, l'avvocato Corrias, che ci onorerà anche di concorrere con noi, quindi non solo i magistrati scrivono romanzi ma anche gli avvocati. Devo dire che sono molti di più i magistrati, poi giustamente ci si chiede quando scrivono le sentenze, però abbiamo scoperto che li scrivono di notte romanzi, quindi va bene così, vero Angelo Martinelli? Allora, Cesare Placanica, qui nella doppia veste di presidente della Camera Penale di Roma e di uomo della Locride. Allora, una frase mi ha colpito di questo giudice per nessuno, che io spero che il presidente Leoni ripubblichi. A un certo punto dice: sono stato un notaio del crimine. Quindi la visione di un magistrato che diventa un notaio del crimine. Cesare. Innanzitutto grazie tantissimo ad Antonella, perché finalmente col procuratore Lacanelli ci incontriamo a discutere di grandi questioni di giustizia, che poi facciamo la fine, insomma, dell'asinello. Tante volte abbiamo questo sconforto di fare la fine dell'asinello e finalmente poter parlare, riflettere su qualcosa che sia diverso, è uno stimolo. Credo che questo volesse dire anche lui quando diceva che era molto contento di prendere parte a questo tipo di incontri. E io questo primo libro non l'ho letto, questo del notaio del crimine. Pensavo questo, per la verità. Io avevo letto il libro ma non mi sono preparato a niente, ho preso degli appunti ora. La prima cosa, mi perdonerà il presidente Leoni, sarò molto franco, la prima cosa di questo libro direi che mi ha sconfortato, se dovessi essere sincero, ma vi dico perché mi ha sconfortato. Mi dava un senso di sconforto, non mi ha sconfortato. Io non conosco Leoni giudice e credo che sia un vantaggio rispetto al libro, ma sono convinto che se lo conoscessi e mi dessero questo libro nascondendo il nome dell'autore e mi dicessero: questo è un giudice che tu conosci che ha scritto questo libro, non indovinerei mai il nome dell'autore, perché è evidente, è un libro da un certo punto di vista veramente toccante, impressionante, perché è un libro in cui ci si mette a nudo ed è sotto traccia. Ed è diviso veramente in due, questo poi è il mio giudizio, è diviso in due modi che sono quasi contrastanti tra loro. C'è una prima parte del libro, vi invito a leggerlo e poi vi dirò perché è sconfortante. C'è una prima parte del libro che racconta una serie di episodi che arrivano al magistrato, il quale a un certo punto, in alcuni casi quasi sbrigativamente, mi ha colpito quella frase finale, fatto di poco allarme sociale, almeno dal mio punto di vista, lo dico senza fare anticipazioni sul libro, un soggetto peraltro incredibilmente conosciuto, quindi l'imbarazzo della persona che tu hai visto in tutt'altro contesto, ed è descritto benissimo il contesto in cui è conosciuto, quella cosa che ci dà una grande empatia, una cosa che ci coinvolge molto, i mondiali del calcio. I mondiali del calcio ci coinvolgono molto oltre quello che noi possiamo immaginare emotivamente. Una persona conosciuta in un contesto di questo tipo che diventa il giudice, e già questo diventare un giudice mi era sembrato quasi un modo nichilistico di diventare un giudice, cioè dicendo: ma come questa persona fa il giudice in questo modo, non dico distaccato, ma nel senso: lo devo fare, lo faccio, c'è un lavoro sporco da fare, lo faccio. E questa persona conosciuta a un certo punto per una trasgressione quasi banale si finisce e dice: finirà in carcere perché fa una trasgressione banale rispetto agli arresti domiciliari, descritta come banale nel romanzo. Non è che dice ha fatto una cosa gravissima, però c'è la legge, questa dura lex sed lex, e lo manda in carcere. E di fronte a questa prima parte, diciamo così, costruita in questo modo, c'è una seconda parte che invece colpisce un po' di più come un pugno allo stomaco, cioè esce veramente il tormento, e quello non si può mostrare. Per questo dico: non me ne sarei accorto, perché sono certo che non lo fa trasparire
nel momento in cui è nell'esercizio della sua funzione. Non lo può fare trasparire, non lo fa trasparire, ed è testimoniato da questa prima parte del libro. C'è una seconda parte che invece è tutta tutta una serie di dubbi, tutta una serie di porre in dubbio l'assenza stessa, la funzione del giudice, da tanti punti di vista, sia nel senso di improduttività, dei problemi, di quello sconforto a cui andiamo incontro tutti, un processo lungo che non finisce mai, la lunghezza è il demonio vero, il vero problema, non per niente ne parliamo tutti, un processo che finisce anni e anni e anni dopo il fatto applicherà certamente una sentenza ingiusta, sia nel senso di assoluzione sia nel senso di condanna, condannare uno dopo 15 anni che ha fatto un reato o è diventato una persona per bene o sei un delinquente, ne ha fatti certamente tanti altri, non ha senso mandarlo dopo tanti anni al carcere. Ma al di là di questo, quello che mi colpisce invece è il senso di sconforto di alcuni passaggi, e un primo passaggio è quello classico, cioè il contrasto tra diritto e giustizia. Cioè, che fa il giudice? Fa giustizia o applica il diritto? E in realtà credo che un problema che uno, e infatti nella prima parte del libro non se lo pone, che non si può porre un giudice, perché la giustizia oltre il diritto automaticamente diventa un'ingiustizia. E quindi il dramma di dover fare, di applicare il diritto, alcune volte, poi vanno detto degli esempi, alcune volte travalicando il senso di giustizia. Ma siccome il giudice non è un superuomo, è l'epilogo di quando va a casa soffrendo, si frustrato, sofferente, perché non è un superuomo e non deve essere tale, e allora ovviamente c'è quel senso di sofferenza. Come porsi il problema, che è un problema lontano? Io dico sempre a tanti amici magistrati: guardate, voi siete come medici che però non sentite il malato gridare quando si taglia, non vedete il sangue scorrere, non vedete i parenti piangere. Tendenzialmente questo lo vediamo noi avvocati, ed è inevitabile, perché quando uno, guardate, voi moltissimi non so cosa è la giustizia penale è brutale, è violenta, intrinsecamente, necessariamente violenta, cioè si entra nelle case di notte, si entra incappucciati con bambini che piangono, si mettono le mani addosso, si trascinano le persone in posti invereconti, terribili, si trascinano i colpevoli e si trascinano quelli che sono in quel momento colpevoli presuntivamente, che poi si scopre che sono innocenti, e quindi è necessariamente brutale. E quindi porsi il problema di dove vanno a finire questi, per questo io dico, io sono figlio, ho un'esperienza di figlio di due medici di rianimazione, e quindi mi ricordo bene che cos'è gli si riversava addosso, e per quanto tu in qualche modo riesci a conviverci, perché io sentivo mio padre e mia madre quando noi parliamo di ergastoli, eccetera, cioè parlare, dice, quel ragazzino mentre mangiavano dice non ce la farà, e tu ne soffri, ma quello è il loro lavoro. E questo passaggio se lo pone il libro, e se lo pone rispetto al carcere. Io voglio dire questo: qualcuno dei relatori ha detto conoscere il carcere. Guardate, il carcere non lo conosce nessuno, come nessuno conosce determinate sofferenze fino a quando non le vive in prima persona. Se dovessi dire una cosa calabrese, in Calabria si dice che i guai della pentola li conosce solo il cucchiaio. Quindi io... facci sentire il tuo tono. Ma te lo dico perché? Perché per un'esperienza di vita vissuta, io qualche anno fa mi capitò di difendere un avvocato, il dottor Agarelli capirà che era un avvocato molto chiacchierato, che a un certo punto venne messo in carcere e si fece un interrogatorio, comunque era un avvocato molto conosciuto nel foro, e si fece un interrogatorio di garanzia dopo 3 giorni, e lui si dava il tu, come ci capita, col pubblico ministero che aveva chiesto il suo custodia in carcere, ed era conosciutissimo dal giudice che lo aveva messo in carcere. A un certo punto nel discorso, quindi con un imbarazzo incredibile da parte di tutti, erano i più imbarazzati, erano il pubblico ministero, il giudice delle indagini preliminari, quello disse: io sono in uno stato di sofferenza che non vi potete immaginare, non mi riesco, non ho le agende, eccetera, eccetera, non dormo la notte, non sapete in che condizioni si sta in carcere. E il giudice gli disse: guardi avvocato, questo ci dispiace veramente, siamo con lei, ce lo possiamo immaginare. Lui, con una freddezza incredibile che mi colpì e mi colpisce ancora ora, si fermò e gli disse: no, dice, voi non ve lo potete immaginare.
immaginare, perché io che faccio da 35 anni l'avvocato penalista e lui faceva tanto, soprattutto quasi esclusivamente carcere, cioè ero convinto di avere capito, ero convinto di sapere come si sta stesso. In 48 ore che sono qua ho capito che non avevo capito nulla, perché è una cosa che io non puoi immaginare fino a quando non la vivi. Il libro si pone il problema del carcere, e come se lo pone? Si pone un fatto incredibile da parte del giudice, io spero che abbiano tutti i giudici, si pone il problema di capire l'imputato, perché dice tutta la storia della perizia psicologica sostanzialmente mi serve per capire l'imputato, ma in un passaggio del libro che è agghiacciante, cioè quando il giudice si occupa di un imputato che è sodomizzato, e come nasce la cosa? Nasce con l'imputato che scrive al magistrato. E secondo me è un messaggio che lui si preoccupa di capire l'imputato, però l'imputato si preoccupa di farsi capire dal giudice, e quello è un'altra partita, può sembrare la stessa cosa, molto ma molto più difficile. Tant'è vero che il giudice, se non gli va a dire l'avvocato, guardi che... perché il giudice subodora nelle lettere che gli arrivano che c'è qualcosa che manca, quello gli dice sto male, voglio uscire dal carcere, e dice ma questo me lo scrivono tutti, sto male, voglio uscire dal carcere, e dice in modo nichilistico ma onesto intellettualmente, dice beh, purtroppo è così, si sa che chi sta al carcere sta male e si sa che chi sta al carcere può uscire dal carcere, non c'è un elemento di novità. L'avvocato quasi nell'orecchio, direi quasi, gli dice che quel soggetto sta male perché viene sodomizzato nell'ambiente carcerario, e questo ovviamente scatta dalle domiciliari eccetera eccetera, però quelle lettere non erano state sufficienti da parte del giudice per capire l'imputato e da parte dell'imputato per capire il giudice. Allora vedete, resta comunque quel filtro che è difficile sfondare, e io credo che questo sia uno dei passaggi della sofferenza del libro. Perché dico che è sconfortante? Perché non dà rimedi. E sono tutti problemi che sono sul piatto, di cui che abbiamo tutti sulle spalle. Io mi sono fatto una ragione, nel senso che penso, vabbè, una volta su 100 inciderò, una volta su 100 riesco a fare capire una cosa particolare, una volta su 100 magari c'è un modo per lenire la sofferenza. Probabilmente chi fa il giudice con questo approccio pensa la stessa cosa, tiro avanti questa carretta, non so se dipende da questo il ritorno a casa tutte le sere con quel senso di frustrazione e di stanchezza, tiro avanti e cerco di fare un risultato così. Diciamo che è un libro che pone problemi, e come tutte le, secondo me, le persone intelligenti, i passaggi intelligenti non risolve i problemi, e da questo punto di vista però dà un grandissimo messaggio. Altro non vi vorrei dire, nel senso che sarebbero delle anticipazioni su quello che c'è. Certo, io credo che per chi fa parte del nostro ambiente, che per chi si occupa di queste cose, ma ancora di più per chi è al di fuori del nostro ambiente, stando attenta alle chiavi di lettura e al rapporto che c'è tra le riflessioni finali e la parte iniziale del libro, questo sia un libro da leggere e forse da rileggere. Oltre che da leggere, e da dare una seconda chiave di lettura su cui rimeditare. Grazie. Grazie Cesare. Volevo ricordarvi che il presidente Michele Leoni è anche autore di altissime pubblicazioni giuridiche, quindi l'imputabilità del tossicodipendente di Don Giuffrè, il nuovo delitto di abuso d'ufficio, i serial killer, un approccio psicologico e giuridico al fenomeno, quindi non è solo un romanziere. Pensavo, mentre parlavi Cesare di tormento, che il magistrato, a differenza degli artisti, non ha mai l'estasi, no? Perché rimane, secondo me, come ben emerge da questo libro, sempre in un continuo tormento. Eppure questo libro, volevo anche dirvi una cosa del libro, questo libro edito da Giampichelli risponde ad una esigenza che mi onoro di aver fatto presente a Giampichelli, che è quello di pubblicare libri di autori, di giuristi
che siano fruibili dai cittadini, non dagli addetti ai lavori, perché è giusto che la giustizia appartiene ai cittadini, viene esercitata in nome del popolo italiano, applicato come, al servizio del popolo italiano, e il popolo deve rendersi conto di che cosa significhi fare l'avvocato o fare il magistrato e che cosa significhi a volte anche avere difficoltà a raggiungere dei risultati nei tempi che giustamente il cittadino ha diritto ad avere. Nelle risposte infatti che arrivano troppo tardi per una serie di problematiche che spesso chi non è addetto ai lavori, mi ricordava Antonello Racanelli, che avremo modo di sentirlo stasera direttamente su Rai 3, su questo servizio sulla mala giustizia fatta, e poi dopo anche un'altra intervista sempre sulla... Parlo del caso Brutti Liberati, ho preso che a volte la trasmissione stasera affronta il problema della prescrizione, che è come un caso, sì, magari casa, uno dei problemi, diciamo così, molto dibattuti. Quindi questa problematica va affrontata, e quindi questo libro, io che ho avuto modo di leggere Michele Leoni in tutti i suoi anni condensati in questa estate grazie ai doni che mi ha fatto, e come scrittore c'è un'evoluzione bellissima, perché lo scrittore del 92 confluisce in questo libro, perché l'episodio, no, del boss della Sacra Corona Aurinda viene riportato anche nel libro, con un linguaggio molto più nuovo, più smart, più diluito, più immediato, che è utile ai cittadini, ma anche a noi. Un'altra curiosità è che questo libro è il secondo della collana, il terzo dovrebbe essere quello del professor Palma, che ci donerà alle stampe non solo ai fini accademici ma anche ai fini appunto ai cittadini, la vignetta che vedete è del fratello del dottor Giacomo Ebner, perché il primo libro di questa collana è proprio quella delle 12 qualità per sopravvivere in tribunale, riconoscete il tratto, e quindi questa vignetta nasce da questa collaborazione con Giampichelli. E quindi, prima di passare la parola al nostro autore e allo scrittore Angelo Martinelli, c'è il professor Palma che vuole dire una cosa, però volevo dirvi anche che noi stasera faremo un brindisi per il nuovo anno, quindi avrete anche modo di intrattenervi con l'autore. Per questa edizione abbiamo pensato di farvi parlare poco gli autori, perché gli autori parlano con i libri, siete qui per comprare i libri e per votarli, e quindi avrete modo poi dopo di intrattenervi, perché il dottor Leoni pernotta qui, è venuto appositamente da Bologna per noi, e già domani, no? Iniziano le udienze per domani, a udienza a Bologna, dopo domani, queste lunghe udienze anche per questo processo delicatissimo sulla strage di Bologna. Quindi io prima di do la parola al professor Palma, poi chiedo a Francesca Brestia di riportarci a questo finale che c'è nel libro di Michele Leoni, perché dopo lo sconforto Michele Leoni fa questa riflessione da comune mortale: non c'è più bel posto di casa mia. Quindi il ritorno a casa, all'amore della famiglia, alla quotidianità, magari anche banale, anche chiassosa, dei litigi, dei figli che richiedono qualcosa, consente questa forma di estasi, a differenza di quella di Michelangiolesca, insomma, di che consente al magistrato Leoni di riprendersi dallo sconforto per le fatiche. Quindi Francesca, Fulvio, ti avviso che tu devi fare un piccolo intervento, perché sei il prototipo del magistrato di Locri, che comunque torna anche a Locri, no? Perché il dottor Leoni, quando è andato a Locri, si poneva il problema: ma chi vuole venire a fare il magistrato a Locri? Tu hai fatto anche il magistrato a Locri, quindi qualche chicca su questa cosa ce la devi dare. E quindi Francesca, professore, anzi prima il professore e poi Francesca. No, ma io sarò molto breve in tutti gli interventi, con diverso punto di vista si è posto il problema del rapporto legge-giudice. Allora, vi voglio, per farmi intendere, fare un piccolissimo esempio. Il più breve racconto scritto al mondo è di uno scrittore guatemalteco, Augusto Monterrosa. Il racconto consiste in queste parole: quando si svegliò, il dinosauro era ancora lì. Finito. Questo racconto,
veramente il più breve della letteratura mondiale, è oggetto di una vertiginosa interpretazione multilivellare da parte di Umberto Eco, che ne dà almeno 20 interpretazioni. Allora, secondo voi, il senso di questo testo è nelle parole della legge o nelle logiche dell'interprete? Ecco il punto. Dobbiamo distinguere tra principio, legge, regola. I principi e la legge, questo non lo dico io, ormai è una tradizione semantica del tutto consolidata, sono generici, non generali astratti, generici. Qual è il luogo della regola? Cioè il luogo della normatività, il conflitto, il processo, la decisione. Di questo i giudici ne sono peraltro consapevoli, ma in qualche modo tendono a rendere funzionale il proprio rapporto come esecutori della legge. Non è così, non è così, perché la legge è muta. Quello che conta è la normatività che si esprime nella regola del giudizio. Ora, io vorrei che voi magistrati potete dissentire da vivamente, però le cose sono così. Il dinosauro era ancora lì quando si svegliò. E allora voi dovreste essere, perché questo vi rende più responsabili. Che la normatività non è nell'astratta osservanza della legge, quello è un fatto spontaneo, sociale. La normatività, quella vera, quella effettiva, quella che vincola, è nella regola, è nel giudizio, è nella vostra decisione. È difficile accettare questo, perché è molto più semplice dire io interpreto la legge. Sono succedaneo alla legge, la legge c'è, e poi io interpreto, nel senso che eseguo. No, il giudice non esegue, il giudice opera in modo razionale rendendo la legge concreta e applicabile al caso, in virtù di un'operazione che è complicatissima, perché il fatto ha mille incognite. Di quel fatto il giudice ne sceglie uno solo, una sola componente, e su quella decide. Allora bisogna rendersi conto che la decisione è semplificante del dato reale e che per essere accettata deve corrispondere ai valori sociali condivisi. Perdonate, questo è un tema che mi eccita moltissimo. Consentitemi una battuta, no? Parlavamo di mondiali di calcio, ecco, allora possiamo dire, se io fossi un cronista sportivo, che in questi mondiali di calcio, magistrati contro avvocati, grazie ad una rabona, il professor Palma ha segnato un 1-0. Va, vero? Il dinosauro è sempre là.